Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, benvenuti in questo nuovo video. Allora, siamo in macchina, ci sono Max, Giada, Pia e Sabrina perché è arrivato lo stipendio e stiamo andando a fare la spesa, ma prima dobbiamo andare a fare gasolio perché altrimenti, e anche se sta aggiungendo il telefono, perché altrimenti non andiamo proprio da nessuna parte. Ma proprio nessuna. Quindi prima andiamo a fare gasolina e poi andiamo a fare la spesa alle All Spin, ma dobbiamo anche andare a prendere i sandali per Giada e Pia, dobbiamo andare a prendere. Dai, io c'ho giallo di rosa. Cosa dici? Ma sono scarpette, non sono sandali. E poi dobbiamo prendere delle cose per Max che le servono per il saggio. E quindi abbiamo un po' di giri da fare, insomma, e allora vi portiamo con noi. Ma poi, scusami mamma, ma poi lo censuri il film. Non l'ho fatto vedere. Lo metti a pasta. Tieni, fai tu. Oh, guarda, aspetta qui. Uno e 63. Perché sto preparandomi per fare di me. Oh, che bello le fare, le farbate. Ma hai visto? Che belli, non vedo l'ora di metterli. Scusate, dobbiamo andare qui. Chiudo, chiusissimo. Perché mi spingi? Io voglio sapere dov'è la bambina. Ah, questa. Ma ti servono lunghi, Maxito? Eh? Ah, scusa, Maxito. Mi serviva anche una maglietta bianca. Che carine, però. Mamma. Ma cosa? Ah no, è una conna, niente. Pensavo che erano pantaloni. Non sono grigi. Ma ti servivano anche verdi per i militari, ma è una gonna. Ma servono dei cargo verdi militari. Ah. Sì, vabbè, servono. Cioè, servono, eh? Non puoi salire. Dopo. Perché devi provare le scarpe. Vedi che se no mi bevo io tutta la faccia tutta la. Bene. Allora, siamo arrivati a casa e adesso vi faccio vedere gli acquisti che abbiamo fatto. Alcuni erano necessari, ci servivano proprio e in realtà non abbiamo fatto a extra. Allora, ho preso i sandali per Giada che userà alla cresima e poi per tutta quanta l'estate. Essendo che sono bianchi, fino alla cresima non li usa perché altrimenti fa la fine del topo. E li ha scelti così. Puoi guardare se si vede bene. Pia, non sederti sul tavolo. Un pochino più in su. Siediti. Aspetta. Va bene, allora sono così. Abbiamo preso un 32 e li userà, vabbè, quest'estate, poi basta perché poi non li andranno più, però. E li abbiamo pagati 17,90 €. Io avevo segnato come budget 20 euro per questi, quindi siamo stati nel budget, perciò, più che altro perché conosco i prezzi dei cinesi. Ormai, poi, Giada si è presa questo top, veramente voleva il completo, però era di una misura troppo piccola, che per lei non andava bene, quindi ha dovuto cambiare, ha preso questo top
qui da portare così d'estate, sotto i vestiti, perché stanno crescendo. Poi abbiamo preso questa tuta grigia per Max, che le serve principalmente per fare il saggio, ma poi la userà anche in altro momento. Questa qui l'abbiamo pagata 10,90 euro, c'è solo il pantalone grigio e vabbè, va bene. Comunque le serve per il saggio, poi è sempre una tuta. Invece questo qui l'abbiamo pagato 3,90 euro. Poi per Max, sempre per il saggio, le serviva un top rosa, quindi ho scelto questo qui. E l'abbiamo pagato 5,90 euro. Sì, e che poi lo metterà per fare un balletto speciale, che poi tanto vedrete quando ci sarà il saggio. Poi ho preso un po' di mutande, non sto a farvele vedere tutte perché tanto sono mutande. Ho preso esattamente 11 paio. 12. Lui ha detto 11, infatti sullo scampino te ne ha segnati 11. Boh, vabbè. Comunque sono per Giada e per Pia perché erano un po' scarne di mutande. Pia, quelle dell'anno scorso, non le vanno più. Giada, idem, quindi le ho preso le mutandine nuove. Le abbiamo pagate 1,20 euro il paio. E poi abbiamo preso, ho dovuto prendere per Max, sempre per il saggio, questi pantaloni, questi cargo. Guarda, 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 non hai visto? Lì ci sono illuminati gli occhi, si sono fatti a cuoricino quando ha sentito cargo militari. Puoi rubarglieli poi. Questi cargo militari che... abbiamo pagato un pochettino, nel senso che costavano 23,90 euro, però comunque sono anche questi qua, li mette sì per il saggio, ma poi li userà anche in altri momenti, non è che li mette solamente adesso e poi non li mette più. Infatti gliel'ho detto che li voglio vedere addosso poi in ogni secondo della giornata. E poi abbiamo preso, andata a prendere a Sabrina l'antizanzare 5,90 euro, perché iniziano a essere veramente, poi a lei la mordono, solo lei praticamente, e quindi l'abbiamo preso anche se l'abbiamo pagato un po', però attaccano, sembra che vanno apposta, attaccano soprattutto le persone di cui ci sono. E basta, dai cinesi, dal negozio di Wawa abbiamo preso solo questo. Sì amore, non esitare. Adesso invece vi faccio vedere quello che abbiamo preso da Teddy. Allora, da Teddy ho preso i bambini che erano, costavano 1 euro, queste specie di polaretti, che vabbè, purtroppo non sono senza glutine, però vabbè, poi al massimo guardo se li trovo per Gabriele. E questi qua li mangeranno loro, così da farglieli provare. Te vale mettere? Olivia, cominci. E poi ho preso i vestitini, eravamo andati lì per le cose per Max, ma non le abbiamo trovate. E però ho trovato questi bellissimi vestitini per Pia. E fatti, era panna, fatto così. Allora, uno è rosa, questi qua costavano 7 euro, ma erano in offerta 2,50 euro, quindi glielo ho presi per l'estate. E glielo ho preso uno così rosino, poi c'è questo qui color panna, questo qui beige, questo che sabbia, più che beige sabbia. E poi verde menta, verde latte menta. E sono molto carini, tutti quanti 2,50 euro, quindi Pia per l'estate è a posto. Tra i vestitini che gli ho preso l'altra volta e questi, lei è a posto, e qualcuno che aveva già, lei è a posto per tutta l'estate con i vestitini. E poi ho trovato due magliette, anche queste sempre a 2,50 euro, e quindi gliele ho prese. Una violetta a manica corta con un cavalluccio marino unicorno, e l'altra invece con la sirenetta. Anche queste qua 2,50 euro, costavano 3,55 euro, ma erano in offerta 2,50 euro. E basta. Poi hanno preso da bere
che hanno preso la... Io ho preso l'acqua, Giada ha preso la Fanta nella bottiglietta blu. La Fanta l'ha scioccata. La Fanta l'ha scioccata. È come la Fanta Alici. Lemon Elderflower Taste. Vabbè, questa qui. È come la Fanta Alici. E poi... Loro hanno preso invece la Coca-Cola, Pia una Coca-Cola stramma e poi sono andate fino al Conad, che è proprio di fianco, e hanno preso le patatine, la confezione quella con tanti pacchetti dentro e da comprare mancano ancora, queste qua, mancano, ce n'erano tanti, 6. Manca, puoi mangiarle se voglio bene, senza giusto. Mancano ancora i sandali per Pia, che però qui da Wawa non ce l'avevano, quindi devo andarli a cercare da un'altra parte. Per fortuna le servono per la cresima, quindi prima che le servono ci va. Io e Gabi conosciamo due negozi. Hai capito? Era panna, era panna e sabbia. E menta. Va. Wow. Però non sarebbero carini anche per la cresima, ma mi piace quello là bianco e viola. Io e Gabri conosciamo due negozi che vendono scarpe. Guarda, andiamo a vedere. Abbiamo trovato in un negozio le nostre scarpe preferite che vorremmo che ci compri. Certo, sì. Questo qui è molto carino. Che cos'è? Il top per me. Per fare il saggio. Va bene, quindi... E poi all'Eurospin. Adesso siamo passati a prendere all'Eurospin il pranzo, che ora ve lo faccio vedere. Sono i noodles. Non serve che me li passi tutti. Abbiamo preso per pranzo invece delle... Non serve che me li passi tutti. Ho fai vedere i tre. Ma fa niente, basta che lo dico. Abbiamo preso i tre gusti di noodles, pollo, verdure e manzo. Ne abbiamo presi due a testa e questo qua sarà il nostro pranzo invece della piadina. Per Gabriele ho preso la mortadella e la salsa tornata e le fettine al grana padano. Sottilette. Che, sì, le sottilette, cosa ho detto lì? Fettine al grana padano. C'è scritto così, fettine al grana padano. E così lui si fa i panini, perché ovviamente lui noodles non li può mangiare. E questo qui è il nostro pranzo, perché dobbiamo fare veloce, perché poi appunto Manuel deve andare a lavorare. Wow. Quindi questo per adesso è tutto. Adesso noi ci prepariamo i noodles, così almeno mangiamo. Gabriele invece sta già mangiando da dietro di voi e ci aggiorniamo poi più tardi quando portiamo Manuel a lavorare. Faremo tante altre cose interessanti. Ciao, buon pomeriggio. Allora, è quasi ora, quasi è arrivata l'ora che Manuel ha finito di lavorare. Come vedete non siamo a casa, siamo la mia sorella, che però poi è dovuta andare a lavorare, quindi noi siamo rimasti qui perché Manuel è qua vicino a lavorare, quindi per non stare a fare avanti e indietro. Poi appena Manuel esce dobbiamo andare a ritirare i soldi, portarli all'insegnante di pop e poi andiamo a fare la spesa. Andiamo a casa, devo fare il video spesa e poi facciamo la live. Spero di riuscire a farla, perché se sapevo che stavo qua ferma la mia sorella così tanto tempo da sola, l'avremmo fatta adesso. Mi portavo dietro il caricabatterie e almeno era meglio. Ormai siamo agli sgoccioli, Manuel dovrebbe aver finito, quindi dovrebbe arrivare, perciò non ha più senso. Comunque speriamo bene, perché appunto poi devo andare a fare la spesa. E poi devo arrivare a casa, fare ancora il video, farvi vedere la spesa, che quello che ho comprato, e poi stasera devo preparare la cena, ma soprattutto ecco, è arrivato Manuel. E appunto è arrivato Manuel, vedete la sua spalla, quindi abbiamo sistemato i cani, le cose che mi aveva detto mia sorella prima di andare via. E poi siamo risaliti in macchina e siamo andati a fare le commissioni che dovevamo fare. E come vedete, ovviamente non ero sola, ma Pia, Sabrina e Giada sono venute con me. E purtroppo non poteva venire anche Max, perché appunto non ci stava poi sulla macchina fisicamente.
perché così mi dà la mano. Adesso lo... Allora, siamo arrivati a casa da fare la spesa dall'Eurospin e adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Quindi, crocchettine per Olivia, che poi le mangia anche oggi perché tanto lui è fissato, deve mangiare queste piccine. Gelati, ne l'ho presi solamente per questa volta, e perché poi appunto inizio la dieta, quindi niente più gelati. E ho preso i coni alla panna e questi mini choc con mandorle e questi qui senza glutine, i coni alla panna. Poi abbiamo preso 4 confezioni di wurstel pollo e tacchino, 2 pesto al basilico, spalla cotta, riso questo qui da 5 kg, mozzarella 2 pacchi, gel anticalcare per la lavatrice, carne trita per fare il ragù, questi budini alla vaniglia, budini proteici, perché siccome dalla prossima settimana inizio appunto la dieta, questi qua si possono mangiare, volevo un attimino cercare di capire se come sono, se mi piacciono, se sono buoni, e così almeno vedo un po'. Ho trovato anche questo gusto caramello che deve essere nuovo, penso, non so, io non l'avevo mai visto, avevo visto, non è che ci ho mai guardato tanto, però comunque ho provato a prendere questi due gusti, c'è anche il cacao, ma a me non piace, quindi quello lì lo lasciamo nel negozio, vediamo questi qua come sono. Poi formaggio dolce a pasta filata ne ho presi 2, 2 confezioni di crescenza, lievito di birra, poi la crema alla nocciola, il pesto senza glutine, gli yogurt colato greco alla vaniglia e al caffè per Maurizio e Gabriele, gli yogurt alla banana e alla fragola con gli Smarties per tutti gli altri bambini e ragazzi, 2 di salsa tonnata, 1 di fagiolini fini, 1 di cipolla in granuli, grana padano DOP, mais dolce una confezione, 2 patè con manzo per i cagnolini, un tonno, questo qui con peperoncino, perché a Maurizio molte volte piace metterlo sulla pizza insieme alle cipolle, quindi gliel'ho preso, poi lamette, perché devono farsi la barba, pane a fette, questo qui è American Sandwich, che così ha le fette più grandi e rendono un po' di più, anche mangiandole magari al mattino, tostate con la marmellata o comunque magari al pomeriggio per merenda, patatine fritte da mettere sia sulla pizza che poi come contorno, passata di pomodoro ne ho prese 3 confezioni, 2 patè con pollo per i cagnolini, 2 pacchi di fusilli, 2 pacchi da 1 kg, 2 pacchi di tonno al naturale o cipolle queste qui dorate. Poi frutta e verdura abbiamo zucchine 2 sacchetti con più o meno 1 kg di zucchine a testa, 8 banane, olive verdi denocciolate, muesli croccante alla frutta, poi hanno scelto i choconuts, lì ci sono 4 cetrioli, 2 peperoni rossi, 2 peperoni giallo-verdi, e 3 sacchetti con 6 pomodori ciascuno, e poi ho preso l'insalata, questa qui gran mista che ha anche le carotine, e quest'altra invece che non le ha, questo qui è il pacco da 500 grammi e invece questo qui è quello da 350 grammi. Questo è tutto quello che abbiamo preso. Ah no, poi Giada e Pia hanno preso anche 2 fruttini di quelli che sono alla cassa, perché volevano il fruttino, e con questo caldo, se mi chiedono qualche cosa così da ingerire, zuccheri eccetera, o magari hanno sete, glielo prendo, perché cioè veramente oggi faceva un caldo da scoppiare. Comunque, tutte queste cose qui le ho pagate 121 euro e qualche cosa, vi lascerò scritto qui il totale preciso e vi faccio anche una carrellata dello scontrino, così se per caso volete guardare i prezzi, perché io non me li ricordo, anche se erano in offerta, comunque i gelati erano in offerta,
Il grana padano era in offerta, la no, crema alla nocciola era in offerta e poi la frutta e la verdura, vabbè, le banane no, il resto era tutto in offerta tranne anche l'insalata, le olive verdi e i fagiolini erano in offerta, quindi comunque qualcosa, anche il gel anticalcare, infatti ne ho presi apposta due e boh. Quindi adesso noi scannerizziamo, mettiamo a posto e ci aggiorniamo poi dopo che vi faccio vedere quello che mangiamo stasera per cena. Ed eccoci a sistemare la spesa. Come potete vedere, cioè potete solamente immaginare, di qua c'è Sabrina che mette a posto tutte le cose nel freezer, nel frigo, eccetera, eccetera, sugli scaffali. Io invece sono di là che scannerizzo. E niente, quindi lei la sistema, è veramente molto brava, fa le cose esattamente come le farei io, quindi mi aiuta sempre molto in questo senso qua, perché appunto per me se no sarebbe, cioè lo faccio, nel senso che se loro non ci sono la scannerizzo e la metto a posto da sola, però certo che avere qualcuno che ti aiuta e ti alleggerisce un po' il lavoro non è niente male. Una volta aver sistemato poi tutta quanta la spesa, sono andata a preparare la cena. Abbiamo mangiato la pasta al pesto perché ho dovuto anche accompagnare Max ai pop, quindi abbiamo fatto una cosa molto veloce. E niente, siamo arrivati anche alla fine di questo vlog, che spero che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!